Scopriamo insieme gli ingredienti per realizzare la ricetta tipica del mese di novembre di Amoglia. Farina di mais sottofile di Rocca Contrada, funghi porcini tricolati, cacio ricotta pat e lardo d'Anna DOP. Per realizzare la nostra polenta, per 4 persone, utilizzeremo 400 g di farina di mais sottofile e 1,8 litri di acqua fredda, che andremo a mettere sul gas. All'acqua uniremo la nostra farina di polenta e mescoleremo con l'aiuto di una frusta per evitare la formazione dei grumi. Continuiamo la cottura per circa 60 minuti, mi raccomando, a fiamma molto bassa. Al termine dei 60 minuti, se la nostra polenta risulterà troppo liquida, continuiamo con la cottura. Se invece risulterà troppo densa, andremo ad aggiungere un pizzico di acqua bollente. Mentre la nostra polenta è in cottura, tagliamo delle sottilissime fette di lardo d'Anna DOP. Circa 10 minuti dalla cottura della nostra polenta, riscaldiamo in padella i nostri funghi trifolati. Dopo aver riscaldato i funghi per circa 10 minuti, aggiungiamoli alla nostra polenta. Spento il fuoco, grattugiamo la nostra cacio ricotta pat. Impiattata la polenta, aggiungiamo le nostre sottilissime fette di lardo. Il gusto della farina di mais sottofile è molto penetrante, accoglie benissimo l'umami dei funghi, la sapidità della cacio ricotta pat, ma soprattutto il tocco finale, la dolcezza del lardo d'Anna DOP.